Venite, ascoltate voi, tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. A lui ho rivolto il mio grido. La mia lingua cantò la sua lode. Se nel mio cuore avessi cercato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Ma Dio ha ascoltato. Si è fatto attento alla voce della mia preghiera. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Adesso tocca a voi, eh. Finora avete voltato le spalle a questo pubblico, ma adesso voi papà che vi ho invitati, o meglio voi avete invitato me a guardare la partita e io vi ho voltato la frittata, vediamo un pochino più avanti, così, vediamo che cosa è questo Dio Padre, ci aiutate? Perché tutto sommato io papà non lo sono. Sono stato figlio, sì, sono figlio, ma papà no. Voi penso proprio di sì. E quindi partiamo proprio dalla parola che ci ha dato Luciano. Non mi ha negato Dio la sua misericordia. Ecco, misericordia, una parola che ci dice un Dio con un cuore grande che ama. Un padre che ama i suoi figli, buoni o cattivi che essi siano. Disse ancora. Un uomo aveva due figli. Voi quanti figli avete? Usiamo i microfoni. Tre figli. Tre. Uno tu? Di... Tu? Io due. Due? Figlie. Due. Due. Beh, questo ne aveva due, tre, possiamo, siamo nella media giusta, perché uno solo sembra che sia un po' pochino, no? Allora, due figli, va bene. Proseguiamo, il più. Il più giovane disse al padre, padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Ma voi siete d'accordo? Assolutamente no. Perché? Allora non intervieni, scusa. Non volevo rovinare... Non volevi rovinare il racconto? Sì, del narratore. Cioè? Perché non sei d'accordo? Perché non si divide prima. Perché sennò quando hai bisogno d'aiuto, questi non avendo più, avendo già avuto la loro parte, non vengono. Quindi se quando sarò vecchio qualcuno dovrà pulirmi il sedere perché mi sposto. Sì, sì, ok, no, beh, è un gesto caritativo di misericordia. Almeno i figli vengono perché sanno che trovano l'eredità dopo. L'eredità. Qui invece prima. Dice, divise tra loro le sostanze, dammi il patrimonio che mi... Qui non sei d'accordo. Niente, niente. Niente per niente. Devo fidare. No, io assolutamente non sono d'accordo per diverse cose. Primo. Se mio figlio mi chiede di dividere le sostanze, gli chiedo perché. Prima cosa, voglio sapere perché. Secondo, mi confronto con mia moglie. E qui non c'è niente. Niente proprio. E terzo, non ritengo giusto accondiscendere al primo tentativo di mio figlio. Per cui assolutamente no. Ok. Qualcosa da aggiungere anche tu in merito? Io faccio il bastian contrario rispetto, cioè, agli altri due. Vediamo. Intanto un uomo aveva due figli. Un uomo aveva due figli? Avere nel senso di possedere? Un uomo aveva due figli che gli erano stati donati da Dio. Prima cosa. Poi? Il più giovane disse al padre, padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Io reputo che questo sia stato un padre coraggioso, che a noi manca questo coraggio, di talvolta lasciare anche decidere ai figli ciò che vogliono. Troppo spesso decidiamo noi. Quindi possibilista? No, assolutamente no. Perché? Perché è vero che io devo lasciare decidere i miei figli, ma io sono suo padre e io devo sapere cosa fa mio figlio. Io posso anche condividere, devo avere il coraggio di lasciarlo andare, ma io non posso lavarmene le mani e dire prendi la tua parte eredità e vai. Cioè per me qui manca assolutamente un dialogo tra lui e il figlio. Prima di tutto devo capire. Difatti, no, no, ma prima devo andare apposta per prima quello, io mi devo interrogare perché mio figlio mi chiede queste cose. Ci sono stati dei segnali prima che mi ha manifestato questo disagio e poi è arrivato a fine chiedo dammi le mie parti perché devo andare via. Io mi devo interrogare e i segnali prima devo averli visti per capire come mai siamo arrivati a questo punto. Per cui sì, devo avere coraggio,
Ma però, dopo aver maturato insieme con chiaro, loro. Chiaro, allora qui riusciamo a capire che dei papà devono preoccuparsi dei figli, eccetera, papà, ma qui siamo già al punto dove il figlio papà dice non c'è più mamma. Dialogo tra me e te, papà e mamma. Però dice, questo figlio dice basta, io non ce la faccio più a stare qui, me ne voglio andare. E che succede? Il padre dice ok, vai. Dopo non molti giorni il figlio più giovane raccolte le sue cose e partì per un paese lontano. E là sperperò le sue sostanze, vivendo da dissoluto. Qui posso essere d'accordo con voi. Cioè? Posso essere d'accordo. Certo, le osservazioni che avete mosso prima, a mio avviso, già erano perché sapevamo come andava a finire. Ecco. Quindi io fino alla frase prima non obiettavo. Ora dico sì, col fatto che è andato in un paese lontano a vivere da dissoluto, posso convenire con voi che non sia stata un'esperienza felice. Bravo. Ok, bene, avanti. Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Insomma, tutto sommato, si accorge che non è tutto oro quello che luccica. Ok? Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. A lavorare? A pascolare i porci. Forse era doveva fare l'esperienza contraria, prima capire l'importanza, cioè cosa voleva dire guadagnare denaro e l'importanza che suo padre aveva questo patrimonio. E poi una volta che ha capito cosa vuol dire il significato della vita e del lavoro, poteva magari gestire meglio le sostanze che il padre gli ha lasciato, generosamente lasciato. Quindi probabilmente c'è stato un discorso, un fattore educativo che è venuto a mancare, qua forse ha ragione Luigi, nel senso che il padre probabilmente doveva fargli capire che i soldi che gli dava erano frutto di lavoro e di fatiche, invece lui se li ha trovati come una vincita facile. È un'interpretazione. Vediamo cosa succede ancora a questo ragazzo. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Ok. Allora rientrò in se stesso e disse quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Vedi che mi pare di capire che lui sa quello che succede a casa sua, eh? Probabilmente gli stava bene non farlo, o no? Il papà mi sembra che gli avesse spiegato la cosa, però lui con tutta la sua libertà ha fatto quello che ha voluto. Quindi la libertà del figlio e la paternità del padre sono due realtà che devono dialogare tra di loro? Probabilmente sì. E che fa? Lui dice rientrò in se stesso. È interessante, comincia a capire le cose, ci ha pensato, prima non era in se stesso. La superficialità probabilmente dei ragazzi di 17, 18, 20 anni cosa fanno? Ma divertiamoci che la vita è bella, no? C'è tempo per fare tutto il resto. Papà, dammi i soldi che vado a divertirmi. A me pare di leggere un po' questa cosa qui. Però dopo capisce, rientra in se stesso e che fa? Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato. Ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. E che ne pensate di questo, questa riflessione che questo ragazzo fa? Sembrava così discolo, così fuori, e poi dice, però ho sbagliato. E c'è sicuramente un grande cambiamento in questo ragazzo, una maturazione importante in questo, in questo passaggio. E anche un passaggio nel finale, a mio avviso, di umiltà. Non torna per ritornare nella stessa situazione in cui era, torna per essere trattato come uno dei suoi garzoni. Quindi una posizione decisamente mutata. Ok. Sì, anch'io più o meno condivido. Ci sono due cose. La prima è questa qui. Bisogna capire se effettivamente torna perché ha fame. E quale fame? Primo. Secondo, non è ben chiaro quale peccato abbia commesso, perché fino a questo punto lui spende il suo denaro.
Emma ha vissuto da dissoluto, ha riconosciuto di aver sbagliato, il peccato, dice io ho sbagliato quello che ho fatto. Lui riconosce, non ci dice qual è il suo peccato, ma praticamente dice io ho sbagliato. E a questo punto c'è una... Ho sbagliato e ho fame, chiedo, ho un'esigenza, okay. Per rispondere a questa esigenza vado a casa. Esatto, vado dal papà che mi... Ecco. Come? Quello che diceva lui volevo dire. Uh-huh. Contrario, nel senso ho fame, perché la necessità primaria è il fame. Certo. Allora forse visto che ho fame è perché ho sbagliato qualcosa, perché avevo tanti soldi, quindi c'è proprio necessità di sopravvivenza, perché arrivo a fare questa scelta e questa piega. Quello che è importante è la vita, no? Trovare un senso alla propria vita, e a questo punto lui dice, ah, forse da mio padre la posso ritrovare, però voglio fare il garzone, interessante. E qui... Posso dire? Sì. Però lui dice anche ho peccato contro il cielo. Ah, ecco. Non so se posso permettermi, non faccio solo il lettore, no. Mi permetto. Però lui dice ho peccato sei contro il cielo. Sono anche papà, sì. Contro quanti il cielo. Cielo. Quanti figli? Contro di te. Ne hai almeno due? Sì, due ne ho. Va bene. Femmine però. Anche non due. Non so se valgono la stessa cosa, perché vengono dalla costola. No, benissimo. Ok, però contro il cielo e contro di te, interessante, quindi la dinamica della spiritualità e di Dio che nella necessità si fa magari anche sentire. No, perché si diceva sì. Ho fame, torno, io vorrei spezzare una lancia verso i ragazzi, nel sì? senso che cioè, evidentemente noi continuiamo a ragionare per l'età nostra, continuiamo a pensare che loro debbano ragionare come ragioniamo noi. Ma in verità tante cose noi a loro abbiamo lasciato brutte, delle storture, delle situazioni sbagliate, e loro partono da questa condizione. Per cui a volte anche quello che loro vedono o l'oggetto che loro comprendono che sia l'oggetto di scambio, le fanno diventare loro oggetto di scambio. Quindi a volte il fatto di dire io parto, prendo questa libertà, è evidentemente una libertà che hanno visto a modello, ad esempio, non dico dei padri, ma dei grandi di sicuro. Ok. Non so se... Sì, ma è interessante cogliere la visione dalla parte di questo ragazzo. Ok. Però mi interessa il padre. Sì, sì. Quando, quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro. Gli si gettò al collo e lo baciò. E qui siete pronti a farlo? Quale padre dai, non lo farebbe? Quale padre non lo non farebbe? Lo farebbe. D'accordo? A me mi sembra di tarire che visita la domea te adesso. Si sta stata in due. Perché non sei padre? Ci sono. Perché, hai ragione, può essere. Parla da figlio. Esatto. Ah, ho capito. No, dico solo questo, che come padre istintivamente dico ok, lo farei perché l'amore verso i figli, però ci sono realtà dove per molto meno... Io ad esempio conosco una situazione dove solamente perché la figlia... ha scelto di sposarsi con una persona non gradita alla famiglia, la famiglia ha disconosciuto la figlia, per cui una situazione forse molto meno grave di questa, o tra virgolette comunque più perdonabile. E quindi è un passo che non è tanto scontato, neppure se uno è padre e ha l'amore nei confronti dei figli, sicuramente. Qui hai toccato un tasto che mi... Vuoi dire qualcosa? Sì, sì, no, volevo semplicemente dire... che questo papà è alquanto anomalo, perché prima gli dà le sostanze e non gli dice niente e adesso gli corre incontro. Io penso che mio figlio voglia la mia coerenza, non posso io fregarmene e lasciarlo partire senza dire niente e poi quando lo rivedo gli corro incontro, perché sennò potrebbe essere benissimo inteso, come diceva Paolo prima.